Siamo qui con un collezionista di videogiochi alla Fiera del Baratto. Secondo te sono più apprezzati i videogiochi di una volta o i videogiochi moderni? Dipende dalle generazioni ovviamente, però anche i videogiochi d'epoca hanno il loro fascino. Diciamo, anche se sono bit un po' invecchiati, riescono comunque ad interessare un po' tutte le generazioni. Sono giochi che dettano i tempi. Che sia un fatto nostalgico che chi ha giocato a queste console da bambino e quindi le rivede e ricorda un po' l'infanzia, sia però c'è un aspetto trasversale di magari i ragazzini di oggi che hanno voglia, magari hanno conosciuto tramite internet, tramite YouTube, giochi di un tempo e hanno voglia di conoscerli e di giocare, quindi è molto trasversale. Qual è il pezzo più pregiato della tua collezione? Guarda, ho dei giochi per Intellivision. Quindi stiamo parlando degli inizi anni 80, dei giochi scatolati per Atari, quindi sempre quell'epoca là. Poi ho un pezzo davvero, una piccola chicco, Final Fantasy VIII per PlayStation 1, è uno dei giochi più belli della storia.